Salve a tutti ragazzi e benvenuti al nuovo episodio di The Warren Red. Come vedete oggi siamo ritornati con Arcanthos, ma in una nuova serie con Civilization 5. Ciao Agu. Cioè tu non puoi rovinare, devi essere più gentile con la serie. A parte che non è Civilization 5 ma è Sid Meier's Civilization V. Come scusi? Sid Meier's Civilization 5. Vabbè, lasciamo stare, comunque è Civilization ragazzi. Allora ragazzi, questo è un altro gioco di strategia, tra virgolette un po' simile a Europa Universalis, solo che è a turni. E qui diciamo che le meccaniche sono un po' diverse per il fatto che qui puoi colonizzare, già dall'inizio colonizzi. E partiamo dall'epoca, alle 4000 avanti Cristo. E il gioco finirà nel 2100, se non ricordo male. Ok ragazzi, io sono gay. L'Olanda e Arcanthos invece la Germania. Gay non lo sono, grazie. Allora, ragazzi, fondiamo la nostra prima città e la chiamiamo Amsterdam. Già si è chiamata Amsterdam da solo. Okay. La chiamiamo. Ora mandiamo i nostri uomini a esplorare. Arcanthos ha già finito il suo turno, non è vero? Arcanthos, per la tua sfortuna, c'ho 3 miniere d'argento vicino. Io tengo il vino, frumento e rame. Io tengo... Anzi, 3 cose di rame tengo. Io tengo 3 d'argento, 2 di pietra e 1 di zucchero. Ha! No, boh. Pam. Wow, che cazzo è che? Scegli ricerca. Vai. La prima ricerca è estrazione mineraria. Pure la giocata estrazione mineraria. Perché ho 2 miniere di pietra e 3 di argento. Bravo Valerio, bravo. Grazie. Francesco, quando finisci... tu devi mettere fine tu. Ho sbagliato. Sì, no, non mi calmo. Basta, tra noi è finita l'amicizia. Ok ragazzi, il primo episodio sarà abbastanza corto perché all'inizio vi vogliamo mostrare un po' il gioco e vediamo se a voi piace e vi interessa. Sarà che portiamo un questa serie. Non finire di fare queste battute. Per favore. Questa serie. Vabbè, metti turno, finisci turno, completa il turno. Comunque stavo dicendo, ragazzi, fermati di interrompere. Sarà piccolo questo episodio perché vogliamo mostrarvi un po' il gioco. E se in caso vi piace l'idea di portare questa serie avanti, per me va bene e va bene anche per Arcanthos. Penso che sto in Francia. Stai in Francia tu? Io invece credo, forse, sai dove sono? Forse sono in Asia, io. Forse però, voglio dire una stronzata, sì. Comunque per mo è ancora presto. Sì, lo so. Vabbè, passiamo al turno ragazzi. All'inizio diciamo il gioco è abbastanza lento perché gli uomini devono andare a scoprire. E poi all'inizio l'umanità, come nella realtà, ci ha messo anzi, tempo. All'inizio dovrebbe essere veloce perché non ci sta un cazzo da fare. No, veramente, no. Non nel senso completare il turno. Nel senso le costruzioni, per quanto riguarda le costruzioni, l'esercito che hai e svariate cose. Bene ragazzi, allora, abbiamo trovato le prime antiche rovine. Ora i nostri uomini andranno a prendere quei territori. Da me c'è un po' di deserto, qui. Non so se c'è incenso. Ah, bella, penso che... Pietra, c'è anche grano, quindi sto bene qui. Vai. Passiamo il turno. Dai, Arcanthos, dominiamo il mondo. Non assassini smundi, già, che si fa. Probabilmente già sono andati nelle rovine. Perché alcune rovine ti possono dare delle cose. Danno le cose. Ecco, oppure qui. Non ci sono barbari, tipo. Io per adesso non li ho visti i barbari, da me. Non so da te. Meno male, no, nemmeno io. Spero di non trovarli. No, io spero di sì, perché comunque i barbari danno un sacco di cose. Vabbè, a te, a me non conviene. Perché io non sono un paese per... Berlino è cresciuta. Amsterdam è cresciuta anche Amsterdam. Come si chiama? Amsterdam. Amsterdam. Allora... Amsterdam. Che c'è Arcanthos? Sei sotto il mio pene? Sei sotto il mio pene? Come hai fatto a farci giù? Boh. Alle rovine? Nelle rovine sì, ho trovato la ricerca allevamento. Ma che culo tutto. Che culo tutto. Scegli produzione. Vano, voglio. Ragazzi, noi startiamo di scout perché facciamo così tornare i nostri uomini dietro. Vai. E i nostri scout vanno ad esplorare, visto che i nostri uomini difenderanno la capitale dai sporchi barbari come Arcanthos. Vero Arcanthos? Sì.
Sì, Valerio, è vero. Sì, Valerio, sì. Quando uno esce pazzo. Allora, come scusi? Quando uno esce? Pazzo. C'ho 6 di felicità, che bello. Allora. Facciamo ceramica, vai. Negli episodi di Minecraft di solito capita che spesso e volentieri parliamo napoletano. Cioè, non proprio sempre, però qualche volta. Comunque, in teoria, tra virgolette, lo facciamo apposta per, diciamo, ironizzare un po' la serie sulla nostra, diciamo, cultura napoletana, tra virgolette. Non è questo vero, di solito. Siamo cafoni. Anche. Se in caso volete che la qualità di napoletano si abbassi, per me va bene, non ci sono problemi. No, per me l'abbiamo fatto vabbè. Solo per vedere qualcosa di particolare, diverso dal solito. Però non vabbè. È vero, non è vero. Ascolto che in italiano non ci sa più mai esprimere, perciò. Ascolto i miei iscritti, ignoro al canto. Ma però... Ma però perché ce l'hai con me? Oh, e vai, hai 3 euro, Smith. Ho fatto. Brinzolo. Ragazzi, il termine brinzolo sarebbe in teoria una persona cafona che parla sempre napoletano. Però sarebbe in femminile, perché accanto sei una donna. Engue. Torno a no, mettiamo i nostri uomini a difendere. Ok, passiamo in turno. Body ocean. Arcanthos, sei geloso perché io sono. Sto sopra di te di 4 punti. Hai 4 punti in più. Ma tu sei la scelta più indietro. Che civiltà di. Non trovo niente. Sei tu un barbaro. Io non posso mai morire. Non posso mai morire. Bom, bom. Oh, vai, aspetta. Mi sono innamorato di te. Non hai? Item. In che senso non ha? Dopo Mega. Non è che sei entrato con la versione sbagliata. No, è 1.1. 1.1? Cosa? No, vabbè, ragazzi. Diciamo che per il momento gioco abbastanza lentuccio, però in teoria adesso le cose si iniziano a fare sul serio. Io sto facendo i miei primi lavoratori. Oh, ancora? Ah, si fa con uno scarzone. Ma io ho già adottato anche la politica. Ma tu fai schifo proprio al cervello. Ah, ecco perché sei salito, perché hai fatto i lavoratori. Scemi. Ah, che sei sotto a me, ne sei sotto faccare. Popo. Ho trovato altre antiche rovine. Esco il calendario. Dai, sei proprio lento quando devi passare i turni, eh. Ah, boh, ma mo stai accusando che sei sotto faccare, eh. Sei sotto po'. Ma là, italiano. Ma da stasera va la napoletà. Ah, qua ho trovato l'Italia, vale. Non è uno stivale, ed è una specie di... Scarafaggio. È un isolotto, è una L. Ho trovato dei barbari. Facciamo scrittura, ragazzi, perché noi siamo civilizzati, a differenza dei barbari. Noi siamo civilization. Ah, novembre è uscita Civilization 6, mamma mia! Bellissimo, forte. Oh, è bellissimo. Ottobre o novembre, non mi ricordo. Ottobre, se non mi sbaglio. Oh, che siamo a fare da punti? Sì. Sì. Pari punti, allora. Ti ho recuperato. E voglio capire come fanno le altre civiltà a stare a 40 in poco e niente. Ah, boh, si vede che trovano... Ma che è tutta una cosa di mazzo. Come se trovi roba vicino, sì. Io ho trovato un villaggio dei barbari, sto attaccando i barbari. L'Italia è proprio brutto. Cioè l'Italia è proprio il testo proprio di te. Come te, insomma, brutto come te. Ah, mamma mia, perché devi sempre sfruttarmi. Siamo nel 3100 avanti Cristo. Già sono passati 900 anni, eppure non sembrano. Berlino, oh, ecco. La simpatia. Ho trovato l'Italia. Ho finito l'Italia. Sono 4 quadrati in Italia. Infatti l'Europa l'hanno proprio sminchiata al cazzo. È meno male. Hanno fatto perfetto all'America e l'Asia, e l'Europa l'hanno cagata. Non l'hanno cagata proprio di striscia. Ah, buono. No, certo.
Io mi offendo perché Ah, hanno però la l'Europa è... Sardegna, l'hanno fatto pure Sardegna. Hanno fatto mamma Sardegna. mia. La Sicilia no, però. Cioè, non c'è la Sicilia, la Sardegna sì. Va Ok, bene. ok. Ok. Conquistala, invadila, distruggila. Già da mo'. E vabbè, tra poco. Attacco con le pietre. Invadi i territori con le pietre. Ho distrutto il primo villaggio dei barbari, che bello. Ma tu fai paura, secondo me. Io Fai. sono forte e tu sei scarso, è diverso. Ok, in tre Infatti lo dicono punti. anche i punti su questo gioco, 34 e tu 30. Ah, non si punta all'inizio. È il lungo andare che conta, vale? È il lungo Il andare. lungo andare, il lungo andare. Giusto, giusto. Chi vincerà, l'Asia o l'Europa questa volta? Ma non posso mettere a pista perché Perché? tengo mannaggia Buddha. Vabbè, Ma povero Buddha ti deve sempre sopportare. non Va bene. fa niente. Ma perché non si sposta questo Che cazzo ne so? Non so nemmeno di cosa parli. coso? Mannaggia. Anzi, guardate com'è bello il nostro villaggio. Abbiamo fatto i primi lavoratori, ragazzi. Si parte con i coloni adesso. Di colonni. Si parte con i coloni. Con i coloni. Come cazzo sta. Cosa cavolo sta. Adesso c'ho zucchero. C'ho argento. Sono ricco io. Sono una persona ricca in questo gioco. Papparappa. Allora, io direi arcieri di portarli indietro, ma sono diventati soldati. Poi facciamo i nuovi scout. Vediamo se possiamo acquistarli. No, ancora no. Devo aspettare un turno. Qua tengo un sacco di rame. E io ho un sacco di argento. Non vedo l'ora di scoprire gli altri paesi così iniziano gli scambi commerciali. Vendiamo il nostro argento. Ok, stiamo lavorando alla prima risorsa d'argento, ragazzi. Guardate i nostri uomini, i nostri grandi lavoratori come lavorano. Ah, vi ricordo, in caso se vi annoiate e vedete tanti tagli, è perché Arcanthos per finire il suo turno ci mette tipo 50 anni. Ora siamo all'inizio, quindi è un po' veloce. No, Poi perché facciate. allora perché mi ho fatto un'altra scoperta, infatti ho superato Valerio e sta accusando. Sei Quando geloso. Valerio Sei, tu sei. accusa Ah, chi ti ha Valerio. superato? Chi ti ha superato? Chi ti ha superato? Ah, chi ti ha superato? Allora. Ma i barbari non ne messi, vale? Sì, le ho messi, ho anche distrutto un villaggio. Non vedi che c'è la figura sotto dei barbari? Ma non trovo manco uno. Non Perché posso in prendere. Europa è per questo ho messo il mondo, perché in Europa ci sono di meno. Ci sono più verso Cioè, la come Russia. sostanziale. Ma Tu quello è conosci tutto. tutta Ma l'Europa, è piccola l'Europa. è tutto randomizzato. Non Ma c'è è niente. piccola l'Europa. Lo so, sto dicendo una cosa a cazzo. Non so che è randomizzato. Uè. Salute. Quello è il cane. Il cane? È il pappagallo. Wow, come fa a tenere 55 punti qui? La vita ormai bisogna spostarsi. Oh, ecco i barbari, attenzione, i barbari Te li sulla sei fascia. chiamati, visto? Ti mancavano i barbari, ora ce l'hai. Happy Rom. Dai, dai, che ce la fai? Dai, dai, che ce la fai? Ah. Ah, ma perché siamo una civiltà vicino ai barbari, capito? Ah, vabbè, è capitato proprio a me vicino, infatti subito l'ho distrutto. No, nel senso che io sono circondato da altre civiltà attorno, capito? Quindi Ah. sei nell'anello protetto, ecco. Lente balla e ti dirò. Francesco è bello, e Francesco è bello, e piti piti Ti vero. dirò. Per te diventare gay perché sei troppo bello, oh mio Dio. Ti dirò. Vabbè,
queste parti, ragazzi, non si devono dire. Ah, finalmente adottiamo un'altra politica. Abbiamo un altro colonno, ragazzi. Abbiamo tre città free, proprio così. Facciamo subito tre città. Bene, ragazzi, nel prossimo episodio ci fermiamo adesso, perché comunque abbiamo registrato un bel po'. Ci fermiamo qui e nel prossimo episodio, aspetta, se volete... No, non fermiamo. Non farti invece colonno. Sì, dobbiamo fermare adesso. Appunto, tu devi fermare. Così la gente dice, ma questi Poi ci non è vero. Ci scordiamo che cosa dobbiamo fare. Vabbè, no, invece. Ok, ragazzi, ci fermiamo qui. Abbiamo registrato un bel po' di episodio. Se questa serie vi piace, volete che noi la continuiamo, lasciate un bel mi piace o un bel commento. Tanto la continuiamo. E a parte ciò, anche a noi ci piace. È il nostro amore questo gioco. Ok, ragazzi, a parte ciò, nel prossimo episodio, se volete che continui, ci colonizziamo la nostra. Faremo il vabbè, ma che stai dicendo, Ale? Non posso mai faremo il secondo, la seconda città, ragazzi, e poi dopo tre turni anche la terza. Quindi ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti. Ciao, io.